che parla lo spezzo in due e ne faccio legna per il mio caminetto. Non guardatemi così. Nessuno mi guardi. È proibito guardarmi. Chinate la testa sui vostri libri e studiate. Non! Sto capisco con la barba. Puzzo di baccalà! Merluzzo! 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 Buongiorno signora. Buongiorno. Signor segretario, mia mamma è venuta a prendermi. Ti chiami? Bernard. Bernard, vediamo subito signora. Bernard, ecco qui. Signora, mi dispiace molto, ma devo avvertirla che suo figlio quando rientrerà dalle vacanze non avrà libera uscita la settimana seguente. Ma è Natale. E appunto per questo signora la punizione è stata rimandata. Ma ecco il signor direttore, le spiegherà meglio lui. Oh, buongiorno signora. Buongiorno signor direttore. Stavo dicendo alla signora che suo figlio è punito per dopo le vacanze. Mi dispiace. Scusi signora. Prego. Vediamo un po'. Fatemi vedere il rapporto sul registro. Ecco qua. Bernard, scoperto mentre stava copiando da un libro il compito in classe. Vede signora, secondo la regola avremmo dovuto punirlo per il prossimo giorno festivo, e cioè proprio domani Natale. In considerazione di ciò, il signor ispettore che è in visita al collegio ha eccezionalmente deciso di rinviare tutte le punizioni a dopo le vacanze. Ma non per questo la mancanza di suo figlio è annullata. Ma noi abbiamo avuto il timore di punire non tanto lui quanto la sua famiglia, e in questo caso soprattutto sua madre. La ringrazio molto, signor direttore. Ma veramente dovrebbe ringraziare il signor ispettore, non me, signora. Non mi resta che presentarli i miei ossequi ed i migliori auguri. Buon Natale, signora. Grazie.
Buon Natale anche a lei, signore. Grazie. Noi ci rivediamo presto, eh? E non prenderti un'indigestione. Ci starò attenta io, signor direttore. Prego, signore. Grazie. Buongiorno, signora. Buongiorno. Arrivederla, signor direttore. E ancora molti, molti. Grazie infinita, altrettanto, signora. Quanti ce ne restano sul gobbo per le vacanze? Ma una ventina circa, credo. Avanti. Buongiorno, signor direttore. Ciao. Buongiorno, signor segretario. E beh? Mi chiamo Bill Pontù. E allora? Volevo sapere, se posso uscire. Bill Pontù, vediamo subito. Bill Pontù. Bill Pontù, ah sì, ecco una lettera. È della mamma, riconosco la calligrafia. Sì, cara, è della mamma, è della mamma. Caro ragazzo mio, per questa volta non potrai uscire. Perché? Fatemi vedere, segretario. Ah, già. Caro Vipontù, dovrai passare le vacanze qui con noi. Perché? Ti sei forse comportato male a scuola? È uno dei migliori, signor direttore, guardi. Nemmeno una nota di biasimo in tutto il trimestre. Ma tuo padre non ti ha scritto nulla? Oh, lui me l'avrebbe mandato per me. Ma non lo può più fare. È morto. Allora, non posso proprio uscire? No, caro ragazzo, è impossibile. Passerai le vacanze con noi, secondo il desiderio, senza dubbio giustificato, della signora Vipontù. Non si chiama più così ora, non si chiama più col mio nome. Si chiama signora Lavigne. Su, vai coi tuoi compagni in cortile a giocare fino all'ora del refettorio, eh? E non te la prendere troppo, vedrai che anche qui passerai bellissime vacanze. Sì, sì, se avevo chiesto di uscire era per fare quello che facevano gli altri. Piuttosto di andare da quella Vigne è molto meglio rimanere qui. Povero bambino. Sì, poveraccio. Ma cosa possiamo farci noi? Già, cosa? Mi direte più tardi il numero preciso di quelli che restano, bene, eh? Ma perché non vai con gli altri? Su, giovanotto, ma che cosa sono questi pianti? Non devi piangere, ormai sei un uomo, no? No, non sono un uomo io, sono un bambino di 10 anni. Bene, 10 anni è già un'età. Quando io avevo 10 anni non piangevo. Non piangevi perché tua mamma non si era risposata. No. Era morta. Ed è molto peggio, te lo dico io. Tu invece la tua la rivedrai. Ah sì, ed è molto bella, sai, mamma. Oh, ma ne sono sicuro. E anche la mia, sai, non era niente male. Via, non ti disperare per questi pochi giorni di vacanza. Nella vita ci sono guai molto più grossi. E poi, certamente tua mamma ha un gran desiderio di vederti. Solo sai che non avrà potuto, qualche contrattempo imprevisto, certamente. Vedrai che sarà lei stessa a spiegartelo. Su, giovanotto, su, vai a giocare. E i tanti amici di cortile che ti aspettano. Molto grazie, signor dottore. E tanti amici! E tanti amici! A bandire del vediamo! A voi! Via! Ehi, tu, sei già pronto per uscire? Quando ti vengono a prendere? Non so. E allora perché hai il cappotto? Sei freddato! I seguenti alunni pronti per uscire. Plumé, Orbessà, Bugalì, in parlatorio. Anche se sei vestito per fuori, puoi giocare a palla con me? Non ho voglia. Non fare lo stupido! Ehi, egregio signore! Cosa significa ciò? Signor Suplente, non sono stato io. Ah, non siete stato voi, eh? Non siete stato voi! È la parabola descritta da una palla. Si è passata per un punto dello spazio occupato da un cappello, nel caso specifico il mio. Non è un avvenimento eccezionale. Voglio ammettere che non ci sia stato dolo. La gravità della cosa comincia col vostro diniego. Signore, è inutile mentirmi.
dite non l'ho fatto apposta. Non dite non sono stato io. La menzogna imprime un marchio sul vostro volto, degradandolo. Anzi, in castigo, lì, con la faccia verso il muro, le mani dietro la schiena. Ci starete fino a nuovo ordine. Ma tengo a dichiararvi che non si tratta di una vendetta né di una punizione. È soltanto una lezione. Ricavatene profitto. Quindi, tra Delacre e Blanchard, che hanno titoli uguali per passare all'insegnamento della seconda classe, voi sarete propenso a decidere per Delacre? No, senza alcun dubbio in proposito, signor ispettore, ma senza alcun dubbio. In più poi Blanchard è qui soltanto da 3 mesi. Già, ma con 24 anni di servizio sulle spalle, ecco qui, ex Tolone, Digne, Montpellier. Anche il professor Delacre ha molti anni di servizio, in più poi è un insegnante di prim'ordine, preciso, assiduo, simpatico. E poi molto bene appoggiato. Mi sembra che suo cognato sia un pezzo grosso al ministero, Signor ispettore, voi sapete benissimo che non è per questo. No, certamente. No, no. No, ho accennato la cosa solo perché suo cognato mi ha scritto una lettera a proposito sull'argomento. Eppure, vedete, per Blanchard la questione è particolarmente importante perché se non passa quest'anno all'insegnamento della seconda classe, quindi di ruolo, quando andrà in pensione il suo mensile sarà molto inferiore a quello che invece potrebbe essere. Certo, certo. Il suo caso merita tutta l'attenzione, ma anche il professor Delacre. Avete qualche cosa da rimproverare a Blanchard? Io no, per carità. Ma dato che siamo a parlare di lui, mi sembra doveroso farvi presente che ha un pessimo carattere. Sì, sì. Questo l'ho già sentito dire. 10 giorni dopo il suo arrivo è successo in parlatorio un incidente molto spiacevole con il padre di un allievo. E costui si era lamentato perché suo figlio, secondo lui, era stato punito ingiustamente. E rivolgendosi a Blanchard uscì con questa frase: quando i professori sono guerci, le punizioni cascano alla cieca. Come complimento non era poi male. Ma Blanchard gli ha risposto con un paio di ceffoni formidabili. Si sono sentiti dal cortile. Il macellaio non trovava più la porta d'uscita. Blanchard ha avuto torto. Molto torto. Perché non sono stato informato ufficialmente di questo fatto? Mentre stavo per stendere il mio rapporto, è venuto in direzione il macellaio. Aveva saputo che la lesione all'occhio di Blanchard era dovuta a una ferita di guerra. E allora si è scusato e ha chiesto di mettere la cosa a tacere. Lo approvo. Ecco un bravo macellaio e un incidente che non esiterei a definire edificante. Oh, sì, sì. Ma da quando si è saputo che Blanchard prende a schiaffi i macellai, i suoi colleghi hanno incominciato a considerarlo come un selvaggio. E non ha torto, dopo tutto, devo dire. Apre bocca soltanto per brontolare. Anche stamane, quando il segretario gli ha comunicato che il suo turno di sorveglianza scadeva proprio oggi, vigilia di Natale, ha protestato violentemente. Voleva persino venire a lamentarsi da noi. Ma non è venuto. Oh no, sono certo che farà il suo dovere. E con i ragazzi? Come va con i ragazzi? La sua classe è abbastanza disciplinata, non c'è niente da dire, sì. Però i ragazzi non si affezionano a lui, è troppo brutto. Ah, potrei scommettere senza te, ma credo di smentita che lui preferirebbe essere bello. Naturalmente, non vediate, signor ispettore, che io voglia riproverare a Blanchard di non essere un adone. No, cercavo solo di farvi capire l'atmosfera che lo circonda. Sì. Come vi dicevo, è brutto, è antipatico. Inoltre è scapolo e come tale non si cura molto. E ha sempre una certa aria trasandata che lo fa sembrare persino poco pulito. I ragazzi lo chiamano Merluzzo. Merluzzo? E perché? Dicono che puzza di baccalà. Ah, puzza davvero? Non so, credo. Oserei dire piuttosto che ha odore di cane bagnato. Insomma, non riesce simpatico ai ragazzi. Direi quasi che li terrorizza. Esagera forse con le punizioni? No, no, no. Quella faccia non ha bisogno di punire.
nella sua classe gli alunni non hanno mica paura dei brutti voti, ma hanno paura di essere picchiati. Per la verità non ha picchiato mai nessuno dei ragazzi, ma loro hanno l'impressione che lui sarebbe capace di farlo. Insomma, riassumendo, ecco tutto il bene e tutto il male che io penso di lui. Preciso, coscienzioso, ma poco simpatico ai suoi colleghi e detestato dagli alunni. Devo poi aggiungere che se lo incontro fuori del collegio non mi saluta mai. Vice direttore, vedo lì nel cortile due professori. Merluzzo, no, volevo dire, Blanchard è quello con la barba, vero? Ecco, vedete? Sta discutendo animatamente. Cosa vi dicevo? Discute sempre. Peccato che da qui non si possa sentire quello che dice. No e no, non mi è mai piaciuto fare la figura del imbecille. Ma sì, ragionevole Blanchard. Ti assicuro che è usanza. È sempre l'insegnante ultimo arrivato al collegio che deve fare il turno alla vigilia di una festa. Sei o non sei l'ultimo arrivato? Dunque, ma io non sono un ghibellino. Ho 24 anni di servizio. In questo modo, fino a che non arriverà un altro insegnante, il che non è previsto, io sarò sempre l'ultimo arrivato. Già, mi è stato affidato l'insegnamento della prima media, che è la più scorbutica. Poi la sorveglianza nel tempo invernale della ricreazione dalle 4 alle 5, che è la più difficile perché è già quasi buio. E poi la sorveglianza alla domenica dei consegnati. E questa volta, invece di lasciarmi nel turno che spettava di diritto al mio predecessore, mi si affibbia la sorveglianza alla vigilia di Natale. A parte tutto, proprio l'impressione che mi si prenda in giro. Ma no! Non agitarti tanto. Guarda, dalla finestra della direzione, l'ispettore e il direttore ci stanno osservando. Va bene, non mi agito, ma voi tutti quanti mi prendete in giro. Ma dammi retta, Blanchard. Se tu fai il turno per la vigilia di Natale, non farai quello di Pasqua e neppure quello di Pentecoste. Va bene, non ne parliamo più. Fare il turno oggi o un altro giorno per me ha poca importanza, ma non voglio che mi si prenda in giro. In quale classe vanno riuniti gli alunni? Te lo dirà il direttore. E poi sai, non saranno mica molti. 15, 20 al massimo. Va bene, vado dal direttore. 20 o 40 non sono certo i ragazzi che mi fanno paura. Buon Natale, Blanchard! Non sono i ragazzi che gli fanno paura, ma sono i ragazzi piuttosto che hanno paura di lui. I seguenti alunni pronti per uscire. Richard! Sono qui! Con me! Vedete! Lo trovo! Eccomi! In parlatorio! Arrivederci! Uscirei tutti i giorni durante le vacanze? Sì, il mio tutore da domani verrà a prendermi ogni pomeriggio. Io invece ho chiesto di uscire un giorno sì e uno no. Sono molto indietro col greco e devo rimettermi in pari. Greco. Sono l'ultimo della classe, sai. E quando sarai il primo cosa ti servirà nella vita? Non vorrai mica naturalizzarti greco, spero. E in più, guarda, prenditi anche questo francobollo. È molto raro. Ma per me no, perché mio padre ci sta sempre nell'Africa equatoriale e tutte le volte che mi scrivo francobollo è uguale in più. Sientelo. Grazie. Tuo padre invece dove sta? Lontano. Per andarci ci vogliono 35 giorni con la nave. E cosa fa? Il mio vende l'avorio, i denti di elefante, capisci? Che mestiere fa tuo padre? Se mi giuri che non lo racconti a nessuno, te lo dico, giura. Giuro. Croce di ferro, croce di legno, vado all'inferno se manco l'impegno. Allora te lo dico, mio facile fa il re. Cosa hai detto? Il re! Il re, il sovrano! Ma va! Ti garantisco, mio facile è il re. Sentimi bene, io non ci credo e tu sai meglio di me che non è vero. Se tuo padre fosse re, tu saresti andato in vacanze. Lo sanno tutti, i figli dei re non fanno mai niente. Passeggiano per i giardini e fanno fruttare gli schiavi. Mio padre non ha mai fatto fruttare nessuno. E allora non è re. E poi, anche se lo fosse,
Perché tu non hai mai francobolli? Un re può fabbricare tutti i francobolli che vuole, non lo sai? Mio padre non fabbrica francobolli, o meglio, io non l'ho mai visto. E allora non è re. Ma caffè! Sì, Robert! Sentite, venite qui. La sapete la novità? No. Marcato racconta che suo padre è re. E di che cosa è re? È il re del mio paese. Sì, e tu sei il re dei macachi. Voi, se venite al mio paese, vi faccio infilare con una canna di bambù. Tu, al tuo paese, mi fai infilare. E io, qua, nel mio paese, ti prendo calcioni. Stop! Magato! Magato! Ma sì, avevi giurato. Io avevo giurato se mi dicevi una cosa vera. Era una balla e io l'ho raccontata. Non è una balla, è la verità. Mio fratello ha un palazzo 6 volte più grande di questo collegio e ha 50 mogli, mio fratello. Poveraccio, sarà in un mare di guai. Perché? Perché sì, mio padre, dopo che mia mamma morì, si è risposato con la cuoca e lei lo fa diventare matto. Dov'è il sorvegliante? Laggiù, lo vedo io, è lontano. Possiamo continuare a fumare tranquillamente. Chi è? Filippa. Ah, possiamo stare tranquilli allora. Stasera per lo studio ci sarà sempre lui, no? Naturalmente. Gli facciamo un bello scherzo? La solita puntina da disegno sulla sedia. Chi ci mandiamo? Guarda, c'è uno dei piccoli. Ehi tu, vieni qui. Cosa vuoi? Niente domande quando ti chiama un grande. Sono io che devo domandare. Esci? No, non esco, resto in collegio. Ebbene, allora te l'ho trovato io il divertimento. Vedi questa puntina? Sì. La mascheriamo ben bene con un pezzettino di cartone. Sai come si chiama il tutto? Sì. Come si chiama? Chiluvo, perché fa saltare nave professore? Ecco, bravissimo. Adesso te lo prendi in consegna e lo vai a depositare con la massima cura e segretezza, naturalmente con la puntina lì su, sulla sedia del supplente, dove ci riuniamo tutti insieme per lo studio. E se mi vedono? Impossibile. Ma se mi vedono? Non è possibile, ti dico. E poi, saresti forse un vigliacco? No, non sono un vigliacco. Perché non ci vedi tu che sei coraggioso? Perché non sono più passatempi adatti alla mia età. Se mi sono prestato a prepararti questo gioco, io l'ho fatto per te, per divertire te. Su, avanti, cammina, deciditi. Va bene, allora ci vado. Bravo. Questa è l'aula dove questa sera riunirete gli alunni restanti in collegio. Faranno studio dalle 5 alle 7 e alle 7 il professor Sarmen verrà a ripiazzarvi. Va bene? Ah, ecco la fine della ricreazione. Andate pure in cortile a rilevarvi, così lascerete libero il professor Filippa. Prima di lasciarvi, mi permetto di attirare la vostra attenzione sul carattere un po' speciale, oserei dire straordinario, della vostra sorveglianza di questa sera. Come ben sapete, oggi, vigilia di Natale, tutti gli allievi che abitano in un raggio di 100 km dal collegio sono andati a casa. Quelli che non l'hanno fatto avevano delle buone ragioni per non farlo. Quindi questa sera avremo davanti a noi, primo, tutti coloro che hanno i genitori molto lontano, come per esempio quel ragazzo, quel principe chiamato Macaco dell'Indocina. Poi altri che non hanno più la madre, o il padre in colonia, in Africa o alle Antille. Secondo, alcuni altri hanno la madre che si è risposata, poi ce ne sono altri che non possono andare a casa per colpa di qualche guaio in famiglia, e ce n'è uno per esempio il cui padre, banchiere, è finito in prigione da 8 giorni, un altro la cui madre è scappata con un acrobata. Insomma, tragedie familiari che questi ragazzi ovviamente ignorano, ma tragedie che rendono anche incomprensibile per loro la ragione per la quale quest'anno non vanno in vacanza come tutti gli altri anni. Comprendo perfettamente, signor direttore. Quindi questa volta
invece di un gruppo di ragazzi accomunati dalla stessa età e dalla stessa classe di studi, avrete davanti a voi 14 o 15 alunni con un'età dagli 8 ai 18 anni, riuniti insieme soltanto da una comune fortuna. Comprendo perfettamente, signor direttore. Va aggiunto inoltre che questi ragazzi, inaspriti per ragioni contingenti, non sono certo facili da trattare. Le punizioni con loro in questo momento otterrebbero un ben scarso risultato. Un bambino condannato dalla famiglia o dalle circostanze a passare i Natali in collegio è evidentemente al di fuori, anzi al di sopra di qualsiasi punizione. Evidentemente se ne frega, signor direttore. Non gliene importa più niente, direi meglio, signor Blanchard. Al mio paese il parroco diceva spesso che in inferno non esistono punizioni perché lì tutto è punizione. Il paragone può andare, caro Blanchard, però un po' eccessivo, direi. Vi lascio al vostro dovere. Dimenticavo di dirvi, molti occhi sono puntati su di voi. È in ballo il vostro passaggio di ruolo e basterebbe anche un piccolo incidente questa sera perché, insomma, voi mi capite, eh? Io vi lascio, caro collega. Arrivederci. Arrivederlo, direttore. Vado a dare il cambio a chi mi fa. Scusami, collega, ma è stato il direttore a trattenermi. Ah, non importa. Niente di rotto, sono tutti là che giocano. Ti segnalo quello che ho punito perché mi ha tirato una palla in testa. Arrivederci. Arrivederci. Buon Natale. Grazie. Ehi, cosa fai tu lì? Il professor Filippani ha messo in castigo. Il castigo è finito, vai a giocare con gli altri. E perché? Perché qui sono vicino alla porta. Alle volte arrivo a guidarmi, mi chiama. Eccolo! Per favore! Eccomi! Di fuori! Vengo subito! Per favore, ciao! Eccomi qua! In parlatorio! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Che strano. Anche questa volta non mi hanno chiamato. Ti ho detto di andare assieme agli altri. Te l'ordino, marsh! Guardia, stiamo attenti. Merluzzo ha dato il cambio a Filippa. Ti stavo raccontando. Ah sì. Poi l'acchiappai per le trecce e la baciai. Ma come? Così senza dirle niente prima? No, di colpo, senza spiegazioni. E vedessi le lettere che mi scrive. Ti scrive qui? No, mi faccio scrivere presso il negozio del pasticcere. Ci vado ogni giovedì. Ne ho già da parte un pacco. E dove ce l'hai? Guarda, questa è l'ultima. Mio caro. Guarda da te, c'è proprio scritto mio caro. Vedo, vedo. Sono a lezione. Frequenta la media superiore femminile. Ti penso. Ieri l'altro, quando ci siamo incontrati e non ti ho potuto parlare perché ero insieme alla mamma, il mio cuore ha battuto forte, forte. Senti? Il suo cuore ha battuto forte, forte. Sì, ho capito, forte. Mentre ti allontanavi, io ho seguito con lo sguardo il tuo passo sicuro e le tue spalle atletiche. Ti rendi conto, eh? Forse ti ha sbagliato per Carnera. Stupido! Non sono Carnera, ma provati un po' a camminarmi sui piedi. Va bene, calmati, non si può neppure scherzare con te. Ehi! Cosa fate lassù? Se non sbaglio si fuma, eh? Da lontano sembravate due ciminiere. Scendete giù. Siete diventati sordomuti? I vostri nomi, prego. Galibert. Classe? Terza. E voi? Catus. Terza B. Va bene, grazie. Andate in mezzo al cortile. In piena luce. È un vigliacco, te lo dico io.
L'ho avuto una volta come supplente, il peggiore di tutti i colleghi. Perché lo chiamano Merluzzo? Perché puzza di baccalà. Io non me ne sono mai accorto. Perché qui siamo all'aperto. Quando